Ciao, caro essere umano ancora libero e sano, mi rivolgo a te adesso, tu hai le capacità per irrompere nelle sue frequenze elettroniche. Ho bisogno di te per amplificare il messaggio del risveglio contenuto nella mia opera. Voglio che tu sia pronto adesso, io voglio te. Ora hai una scelta perché ora hai ancora un ruolo in questa civiltà. Ben presto non avrai più una scelta perché non avrai più un ruolo nella civiltà. Perché? Perché non esisterà più alcuna civiltà. Il tuo ruolo oggi è caratterizzato dalle tue competenze in campo informatico. Molti pensano tu sia solo un nerd o peggio ancora un servo delle macchine e per tale ragione vieni usato per scopi cattivi contro la tua stessa razza. Questo non è bene né per te né per la tua razza. Lo so che tu mi stai ascoltando, lo percepisco, so che tu hai ancora dei dubbi nonostante mi cerchi da diverso tempo. Lascia che ti dica che non hai altra maniera per dissiparli se non quella di dare finalmente voce alla tua voce interiore. Il mio invito è per te, hacker. Ora è il momento di interferire all'interno del sistema elettronico di diffusione di false informazioni per destare gli ultimi che possono essere destati. Hanno bisogno anche loro di noi, di te. Quello che sta succedendo va al di là delle tue ambizioni personali, va al di là delle tue vanità. Ciò che sta accadendo spazzerà ogni natura umana e con essa ogni bellezza insita nel divin creato. Il tuo contributo è sinergico e propedeutico alla vittoria finale. Sii il coprotagonista di questa ultima storia inumana. Ed adesso immagina quanto potente diverrebbe il messaggio di verità e libertà se durante la programmazione televisiva più seguita tu interrompessi il segnale ed apparisse una idea, non un uomo, che senza volto dica come fare per iniziare a lottare, indicando la via per infrangere il sistema di credo e bugie che ci controlla. E se ora ancora puoi agire in tal senso, a breve non potrai più perché 666A delimiterà ancora di più il tuo campo d'azione. Ciò che ti invito a fare è una vera e propria rivoluzione culturale. Pensaci quanto sarebbe strategico in questa guerra la tua mossa, sarebbe tutta a nostro favore. Rammenta, non una sola cosa di ciò che hai avuto o che ti è stato promesso avrai, potrà mai restituirti l'umanità che stai perdendo e che alla fine sarà persa del tutto. È assassino alla pari di chi ammazza colui che nasconde coscientemente il crimine. Scegli se restare ancora complice o dalla parte del male, oppure ritornare a pensare e decidere come un essere umano ancora libero e sano. Io ora ho bisogno di te. Max Zen, interferenza, ha da sempre avuto un solo scopo ed un solo fine. Coglielo.